Mi hai preso. Siamo amici adesso. Siamo amici di Mew. Mamma mia. Non posso dire di essere felice di aver perso, ma sono davvero contento di averti come amico ora. Grazie a te il Prisma Celeste ha di nuovo i suoi poteri. Ah, il mio presentimento era giusto. Vi ho chiamati qui al Fake Park perché avevo intuito che voi sareste riusciti a far tornare tutti amici come un tempo. Non ero sicuro, ne ero sicuro, perché quando vi ho visti per la prima volta giocavate allegramente come dei veri amici. Sì, grazie di cuore, forza, forniamo lo specchio. Forza Pikachu, usiamo i frammenti di prisma che hai raccolto, forse con l'aiuto dei sentimenti e amicizia che hai contribuito a ristabilire riusciremo a comporre il prisma celeste. Ok, fantastico, come avete visto praticamente abbiamo ricomposto il prisma celeste e poi non so cosa è successo, è partito un arcobaleno, comunque è fantastico. Non ho voluto commentare la scena perché sennò rovinavo un po' l'effetto che ha avuto. No, veramente bello. Scemi. No, che figata, adesso adesso com'è che si dice, non mi ricordo. No, Blaziken, Empoleon e Venusaur. Fantastico, epico. Loro tre riconciliati insieme, wow. Il ghiacciaio. Cioè, praticamente stiamo ripassando le zone che abbiamo visitato. Qua. Il bosco. La terra di Ursa. Non era il bosco, vero? Era la spiaggia. Wow, wow, fantastico. Un mystery pass. I fuochi d'artificio. Povero Charmander. Wow, anche i fuochi d'artificio. Mew, Pikachu. Altri sfidanti sono qui per affrontare i super giochi. Vuoi salvare l'avventura giocata fino ad ora? Salve. C'è Tuff, mi ha detto che... Ah sì, non c'ho voglia di fare la voce di Piplup, Charmander e Cicorita, perché sennò... Fuori dal comune, cioè più straordinario di Blaziken? Senti, proviamo a fare amicizia con più Pokémon e poi torniamo da Mew. Credo che più avanti più amici avremo, più arcobaleni splenderanno. E poi mi sono innamorato del Pokepark. Voglio giocare ancora molto qui. Ora che siamo amici di tutti i Pokémon del Pokepark, possiamo divertirci un mondo. Oh? Davanti alla casa sull'albero c'è una specie di insegna. Chissà che dice.
Dov'è? Questa? Password 99645049. Vai all'entrata del Pokepark dopo aver inserito questa password. Gli sviluppatori di Pokepark qui. No, che c'ha voglia. No, scusate, me la scrivo. Allora, 99 64 50 49 50 49. Ok. No, no. Allora, salva partita. Vuoi terminare? Terminiamo. Vediamo sta password. Ho capito allora cosa servono le password. Password. Allora. Ah, ok. 99. 64. 64. 50. E 49. Seleziona. Password analizzata. Password esatta, arriva Celebi. Oddio, chi è se... No, dov'è? I want Celebi. Al bosco? Vai all'entrata del Pokepark al bosco. Cioè no, però c'è spawnato al bosco. Secondo me c'entra qualcosa il bosco allora. All'entrata, eh. L'entrata è qua. O forse... No. No, non credo. All'entrata del Pokepark invece. Oddio. Porca. No. No, allora di qua si va. Non può esserci Celebi. Celebi! Vieni qua. Ciao, io sono Celebi. Ho assistito alle vicende di questo parco. Fino a poco fa, il tempo sembrava scorrere in modo anomalo. Ma ora è tutto a posto, grazie delle tue avventure. Giochiamo da chiapparello? Oddio, ma che cacchio è un razzo? Oh... Fuck you, bitch. Mi basta un altro coso. Oh. Oddio. Se ci abbiamo anche Celebi. Grande, è stato molto divertente. Sai, anch'io vorrei provare super giochi. Sono sicuro che la corsa a penzoloni è bellissima. Se otterrai tutti i bonus con tutti i Pokémon in grado di partecipare alla corsa a penzoloni, forse farò anch'io un tentativo. Ok, praticamente dobbiamo fare tutti i bonus con tutti i Pokémon alla corsa penzoloni. No. Non adesso almeno. Perché adesso vi saluto. E basta. Ci vediamo qua. Ci vediamo alla prossima parte di Pokepark qui. Ciao a tutti.